C'è una cosa che dimostra il campionato di Serie B, è la difficoltà e l'equilibrio che c'è in tutte le partite. E quindi questo è l'evidenza. In un derby, aggiungiamo il derby, che qualcosa in più c'è. L'ultima volta che abbiamo giocato con loro abbiamo perso. Quindi direi che ci sono tutte le premesse da dire che affrontiamo una squadra quadrata, forte e che avrà voglia di far bene anche lei. L'importante è che facciamo bene noi. L'importante è che noi riusciamo a fare il massimo delle nostre potenzialità e per fare risultato dobbiamo dare il massimo delle nostre potenzialità. Sotto l'aspetto tecnico-tattico, star molto attenti, una squadra che gioca di rimessa, gente molto molto veloce. Sotto l'aspetto della determinazione, della cattiveria, dobbiamo averne tanta, avere la voglia di vincere i contrasti, avere la voglia di fare la corsa più dell'avversario. E del cuore, giochiamo in casa davanti a un pubblico che sarà sicuramente importante come lo è sempre e dobbiamo sentire quel qualcosa in più che parte dal cuore da metterci quello lì per fare bella figura. In umiltà è che è quello che ci ha fatto fare qualche punto in più. Correre, giocare con grandissima intensità e pensare solo a noi, non pensare alla Salernitana, far bene noi, poi vediamo. E purtroppo è caduta la tegola dell'influenza, mali di stagione sul portiere e su Gigi Castaldo. E anche a ridosso della gara, questo è quello che un pochino così preoccupa un pochino. Gigi è qui con noi, viene in ritiro, così come Frattali. Oggi non si è allenato, però domani conto di averlo a disposizione. Sicuramente non sarà nelle migliori condizioni perché sta prendendo antibiotici e sicuramente perché una febbre quasi a 40 che ha avuto l'altro ieri un pochino debilita. Però è un giocatore importante. Anche perché tante altre alternative di ruolo specifico non ce ne sono, visto che Mukulu ha fatto il primo allenamento con la squadra oggi, dopo un lungo periodo, quindi non è sicuramente allenato, poi se serve un pezzo di partita lo farà. Relativamente, a dire la verità, perché quando dico che è un gruppo sano, la dimostrazione è proprio dell'inserimento che hanno avuto questi tre ragazzi dentro allo spogliatoio. Perlomeno ho parlato con loro, tutti mi hanno detto. E anche qualche giocatore che è qui da tempo, che sembra che siano assieme da mesi, per come sono integrati. Poi sul campo qualcosina non mi aspetto che possono essere integrati al 100% in qualche movimento, perché ci vuole anche tempo anche acquisire quelli, un pochino di quello soprattutto. Quindi però si sono messi subito a disposizione dei compagni, con entusiasmo, soprattutto sono felici di aver scelto Avellino, quindi questo è un fattore decisamente importante, sono giocatori che la categoria la conoscono molto bene. Adesso parla il campo anche per loro. C'è grande calore, c'è grande aspettativa anche su questa partita. Quell'aspettativa, ripeto, che abbiamo anche noi. E quindi c'è questo grande calore, questo grande desiderio di vincita, c'è una carica, c'è sicuramente uno spettacolo allo stadio domani. E speriamo di poter dedicare un'ottima prestazione, perché ci servirà fare un'ottima prestazione per fare risultato. Quindi mi aspetto una partita dura, difficile, molto combattuta, anche per il valore tecnico dell'aversi. Guardate i nomi e vedrete che troverete giocatori esperti, nessuna novità. Anzi, aumentata la qualità con Ronaldo in particolare, pericolosissimo sui calci piazzati, velocità in cui riesce a mettere in movimento gli attaccanti, che sono due attaccanti di prima qualità. È un avversario, poche ore fa era qui con noi, che avrà comunicato all'allenatore come ci muoviamo noi, qualcosina, ma nulla di particolare. Antonio ha dato il suo contributo qui, io ho avuto il piacere di conoscerlo prima che arrivasse ad Avellino, di allenarlo alla Salernitana, un ragazzo che qui ha dato il suo contributo importante all'Avellino, ha fatto una scelta diversa, la rispettiamo tantissimo.